di spalle il favorito Federico Crosara, alla outsider se vogliamo, ma atleta che è arrivato in finale con pieno merito. Alessio Baldassare Dragna ha eliminato la testa di serie numero 2, Paolo Antonelli. E dunque è degno finalista contro la testa di serie numero 1, Federico Crosara, che dal 2015, con l'eccezione del 2018, si è sempre laureato campione italiano. 5-2, partenza favorevole a Federico Crosara. Prende il largo Crosara, che ieri abbiamo visto grande protagonista della gara squadre che la sua fondazione Bentegoni ha concluso al secondo posto, ma lui ha vinto sempre, ha anche conquistato punti contro atleti di classe superiore. Bellissimo servizio corto da parte di Crosara, che si procura dunque 8 match point, 8 chance per conquistare il titolo in classe 2. Servizio veloce, poi sbaglia il rovescio Dragna e dunque il nuovo e confermato campione italiano di classe 2 è Federico Crosara, l'atleta azzurro testa di serie numero 1 di questo torneo, che si conferma dunque il migliore della sua classe e dunque pone le premesse per andare a difendere nel migliore dei modi i colori azzurri al torneo di qualificazione paralimpica di Lasco in Slovenia all'inizio del mese di giugno. Manca poco più di una settimana.